God Save the Wine, siamo qui al Gallery Art Fusion a Firenze a presentare la primavera del vino, primavera che sta già sfumando verso l'estate, e quando si parla di tempi un po' più caldi si guarda subito al Friuli, che nonostante un po' di appannamento qua in Italia è sempre la regione leader per quanto riguarda i bianchi. Come mai, tu che insomma te ne occupi da una vita, è considerata ancora oggi il riferimento? Beh, storicamente e culturalmente il Friuli Venezia Giulia è sempre stata una regione vinicola, una regione che ha raccontato il vino ormai da centinaia di anni. Nelle nostre zone, soprattutto nelle zone quelle più a est, quelle al confine con la Slovenia, quindi parliamo di Coglio e Coglio orientali del Friuli, il vino è stato per da sempre un sostentamento anche per la popolazione. Una fonte economica di reddito, ma anche di calorie, penso, per lavorare. Assolutamente, assolutamente. La fortuna è di trovarci davvero in un territorio magico per quel che vuol dire il posizionamento, il meteo, il terreno, e quindi diciamo questa magia riesce a produrre dei vini che sono riconosciuti davvero in tutto il mondo per la loro qualità. Prima con i bianchi, perché questa è la nostra storia, ma negli ultimi anni c'è stato un forte sviluppo anche per quel che riguarda i nostri vini rossi. I nostri vini rossi, a partire dagli autoctoni che possono essere lo Schioppettino, il Refosco, ma passando anche attraverso degli internazionali che hanno dato e stanno dando veramente grande soddisfazione, sia in termini di qualità che anche di longevità, che era poi un po' quello che mancava al Friuli Venezia Giulia. Ecco, quindi qui appunto avete portato alcuni vostri, Pino Bianco, che è anche un altro delle eccellenze che in tutta Italia è la regione di riferimento, comunque il Friuli. Questo è un prodotto che arriva dalle nostre pianure dell'Isonzo del Friuli DOC. Presentiamo l'annata 2015, che è l'annata nuova, che è un'annata straordinaria, che diciamo un po' ci mette... Si parla tanto, no? Tutti se l'aspettano chissà che cosa. Assolutamente, anche perché il 2014 è stata un'annata davvero impegnativa, quindi il 2015 ritorniamo nei ranghi, anzi è un'annata che sta dando davvero moltissime soddisfazioni. Questo è un vino che, per quello che può valere, è un vino riconosciuto dal mercato, anche perché la Gambero Rosso ce l'ha premiato nella loro guida Bere Bene Low Cost per 3 anni consecutivi, miglior vino rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando intorno a 10 euro quindi come acquisto. Diciamo che siamo in enoteca intorno ai 9-10 euro. Sono cifre in cui bere bene non è sempre facile. Assolutamente, è un prodotto straordinario perché l'Isonzo del Friuli dà comunque dei prodotti freschi, immediati, con una bellissima acidità e anche con un grado alcolico contenuto, perché siamo intorno ai 12,5. Quindi che è importante. E invece appunto tempo fa uno dei vostri vini principali, questa riserva Locatelli, Giulio Locatelli, il nome del... Diciamo del capostipite della famiglia, che è arrivata adesso alla terza generazione, c'è la dottoressa Marta Locatelli che adesso dirige la nostra squadra, la dirige con un grandissimo spirito imprenditoriale e proprio grazie a lei, insomma, negli ultimi anni abbiamo guadagnato anche posizioni a livello di percezione del... Perché l'azienda è piuttosto grande, quindi le bottiglie si trovano in giro, ma ovviamente la percezione poi dipende dagli exploit di alcune etichette. Assolutamente. Abbiamo creato questa riserva Giulio Locatelli, che appunto è il nonno della dottoressa Locatelli. Questo che presentiamo questa sera è un Coglio Bianco, quindi è un uvaggio che viene dalla zona del Coglio DOC ed è un blend di Friulano, Sauvignon, Malvasia, tutto acciaio. Anche questo vino ci ha dato grandi soddisfazioni perché è stato premiato 2 anni fa con l'annata 2011 come miglior uvaggio friulano. Tocca assaggiarlo per forza, cioè, vediamo se ci si può affidare di queste classifiche che sapete contano, ma conta soprattutto quanto il vino resta poco nel bicchiere e in bottiglia. Tanto questo esce con l'annata ora? 2013. Quindi ecco, giustamente i bianchi, non storcete il naso, che i bianchi da veramente importanti, con una certa struttura, non possono uscire 6 mesi dopo la vendemmia, hanno bisogno del loro tempo di affinamento. Assolutamente, questo fa anche un anno di bottiglia, fa 8 mesi di vinificazioni separate. I vini vengono poi messi insieme per poter riposare un anno in bottiglia, per questo motivo siamo fuori col 2013. Beh, effettivamente non vi mancherà per niente la freschezza, ci si aggiunge una bellissima stabilità, un bel frutto, nessuna nota dolce né esagerata del Sauvignon che uno a volte dice, ecco, non vi, ecco, la cosa migliore è che leggiate l'etichetta, c'è scritto Coglio, fidatevi dell'idea del Coglio e non andate a perdervi nei vitigni, perché qui veramente un vino di territorio. Si assaggia un territorio, si assaggia un emblema, si assaggia una magia. E questo è davvero un insieme di tutto questo, grandissimo equilibrio per questo vino. E grandissima bevibilità, grazie mille Alessandro, buona primavera e buona estate. Grazie a lei.